Picasso, De Chirico, Miró, Boccioni, Morandi, grandi nomi dell'arte ma anche giovani talenti da scoprire. Ce n'è un po' per tutti i gusti qui ad Arte Fiera 2013, la Kermesse Internazionale dell'Arte Moderna e Contemporanea a Bologna fino a lunedì. Sono venuto velocemente l'anno scorso, però mi sembra che sia sempre in forma, è una creatura per cui ho lavorato tanti anni e la vedo crescere ulteriormente, soprattutto di qualità, quindi bene. Insieme a tante opere contemporanee ho visto grandissimi quadri classici qua, per cui una fiera importante, importante, mondialmente importante. Ho visto una qualità dei quadri molto alta. Da dove venite? Da Napoli. Una cosa che ha catturato la sua attenzione particolarmente? La razza di Kentridge, bellissima. Vedo che si era soffermato su questo dipinto. Su questo dipinto, ma mi piace la spazialità, la forma, l'essenzialità. È sempre uno stupore, tutto uno stupore. E questa sera l'arte entrerà nei palazzi del centro storico cittadino, nei musei, nei locali, con mostre, esposizioni, laboratori, convegni, fino a mezzanotte. È la notte bianca dell'arte, Art City Night, evento che l'anno scorso ha coinvolto oltre 100.000 persone. Dall'apertura nelle prime due giornate abbiamo avuto una presenza di visitatori che è già calcolabile, a un più 18% rispetto allo scorso anno, e questo è il sabato e poi ci sarà la domenica della grande prova, ma insomma guardandomi intorno vedo un grandissimo interesse e soprattutto vedo che questo incontro tra i visitatori e gli espositori funziona. Le gallerie hanno messo a disposizione veramente un patrimonio straordinario di opere, superiore a quello che ho visto in diversi anni di Arte Fiera. E quindi insomma è un evento che premia un po' tutto il lavoro che abbiamo fatto. E poi stanotte c'è la Art City Night che sarà veramente un evento per tutta la città.